futuro societario incerto e obiettivo salvezza. Il Parma deve vincere e ci prova con Bonera finalmente dall'inizio. Morfeo torna da 4 turni di squalifica e attende in panchina. Delio Rossi, forte di 3 risultati utili consecutivi, conferma la Lazio vittoriosa domenica sull'Empoli. Unica eccezione a centrocampo, Dabò per Mudingai. Molti gli ex in campo, tra cui Corradi che 10 secondi dopo il via pressa Zauri, lo induce all'errore e mette in mezzo un cross alzato in angolo da Cribari. Seguono altre imprecisioni difensive biancocelesti, il Parma non ne approfitta. Al contrario, la Lazio approfitta del primo errore difensivo crociato. Couto allontana male sul cross di Manfredini, Oddo anticipa Bresciano e calcia in porta. Tiro che diventa un assist per Rocchi al 7° centro stagionale. Regolare la posizione dell'attaccante è tenuto in gioco da Bonera e così dopo 6 minuti il Parma deve già inseguire. Risponde al 14° con Simplicio che sposta la palla sul destro mettendo in controtempo la difesa e calcia fuori. Dall'altra parte bastano triangolazioni nemmeno troppo rapide per creare problemi. Lo scambio di Canio Manfredini porta il tiro all'esterno laziale. Parma generoso ma con poche idee e allora lancio lungo. Al 24° Corradi fa da sponda per Grella, Peruzzi blocca. Davanti a lui però i compagni continuano a concedere un po' troppo, come al 33°. Angolo di Bresciano, testa di Cardone, Peruzzi stoppa Corradi e Couto calcia alto. Fanno 3 contrasti su 3 vinti dai giocatori del Parma. È un buon segnale per la squadra di Beretta, segnale che annuncia l'1-1. 38°, lancio di Grella, Corradi è in fuorigioco ma non partecipa. Il guardalino è Tito Maglio, a fretta e sbandiera. Tondarini mette le cose a posto, lascia andare Marchionni, la Lazio è scoperta, la precedente posizione di Corradi non conta più e arriva il gol dell'ex. Per Corradi 6° gol in campionato, 5 nelle ultime 6 presenze. Le proteste laziali non si spengono nemmeno quando il gioco riprende, in campo c'è tensione e ne fa le spese Delio Rossi, espulso poco prima del riposo. Si torna in campo con un po' più di calma, senza cambi e con la Lazio a fare gioco sugli esterni. Al 5° il triangolo Oddo-Liverani-Oddo taglia fuori Bresciano e manda il difensore al cross per Rocchi, bravo ad anticipare venendo incontro ma impreciso. Se il possesso palla è soprattutto biancoceleste, il Parma riesce comunque a trasformare la fase difensiva in offensiva grazie al contropiede. Al 9° per esempio con Simplicio che apre per De Sena e Oddo in recupero prima che Bresciano abbia la porta spalancata. La Lazio invece punta sempre sull'esterno, cross di Zauri, Rocchi per Pande, tiro alto del Macedone. Il ritmo è alto e comporta qualche entrata fuori misura. Marchionni diventa seconda punta al fianco di Corradi e continua a far preoccupare la Lazio. Al 16° scappa sulla destra e centra. Siviglia per anticipare Bresciano verifica i riflessi di Peruzzi e scopre che danno sempre ampie garanzie. Al 24° torna Morfeo, si prosegue con un'occasione per parte. Alla mezz'ora Siviglia non arriva alla deviazione da 2 passi. Morfeo invece trova il pallone ma calcia debolmente. La difesa emiliana però non è immune da errori. Al 35° si fa sorprendere dalla punizione lunga di Liverani. Cardone indugia, Rocchi ne approfitta sfiorando il 2-1. Di qui in poi alla squadra di Beretta restano poche energie da spendere. Al 42° fa paura una punizione battuta da Oddo e controllata da Guardalben, ma è l'ultimo brivido. L'1-1 fa bene al Parma che ora attende schiarite sul fronte societario e va bene anche alla Lazio che con una sola vittoria fuori casa non sempre è parsa all'altezza lontano dall'Olimpico.